Enrico Letta visita le eccellenze produttive della Valdichiana. C'è bisogno di liberare le aziende, dice, dalla burocrazia e di aiutarle anche nella ricerca del lavoro. Tanti i temi, ovviamente è stato toccato anche il tema del Green Pass e dell'obbligo vaccinale. Guarda, in tutte le aziende che ho visitato c'è la richiesta di maggiore sicurezza e di regole più stringenti. Non ho nessun dubbio e io voglio credere a queste imprese, a questi lavoratori, ai sindacati che ho incontrato, perché alla fine rappresentano ciò che si vive giorno per giorno e io credo che abbiano ragione. C'è bisogno di regole che siano più semplici e più estese e alla fine un'estensione maggiore del Green Pass e dell'obbligo vaccinale è un modo per essere tutti più sicuri. Nel collegio uninominale della Toscana, che comprende Siena e parte della provincia di Arezzo, il segretario Dem è uno dei candidati per le elezioni suppletive che si terranno ad ottobre. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con scambi pressoché giornalieri tra Letta e Salvini e i temi locali che si incrociano inevitabilmente con quelli nazionali. Salvini oggi dice: non ascolto più gli insulti di Letta, riferendosi al fatto che lo aveva, insomma, definito inaffidabile. Ma inaffidabile non è un insulto. Inaffidabile parlando di un leader politico che sta in maggioranza e vota contro il suo governo, del quale lui fa parte, insieme all'opposizione, è semplicemente la parola tecnica con cui definire quella persona. Quindi non faccia la vittima e risponda invece del perché tiene questi atteggiamenti che sono di totale inaffidabilità.